You ass! Come here, ass! Fuck! Che culo quest'albero qua, oh? Mi è girato attorno proprio. Non salutate neanche più. Chi ha detto? Eh? Che hai detto? Non ho detto niente io. Hai detto tu. Non ho detto niente io. Sono quello più importante di tutti. Serie A1. Come state, delinquenti? Ma chi è? Cioè, avete fatto tardi. Sono Dio, su. Mischia. E voi non mi chiedete come sto? Ah, come sta? Siamo i più forti. Sentite, ci avrei un'idea galattica. Distruggere l'Italia. No, perché? Non è così bella. Non è bello. Non vi preoccupate, sono ben io. Io sono un tipo molto educato, ma non sopporto che mi si prenda in giro. Ci vuole rispetto per chi ti ha creato. Ma no, ma guardi che non è così, eh. C'è pieno di estimatori per la sua creazione. Parlano tutti benissimo di lei. Distruggere l'Italia mi sembra un po' troppo. Fate così, siete due persone carine, andate in giro, siete cortesi, trovatevi qualcosa di buono, eh. Vi do 13 puntate di tempo. Poco. No, poco. Se 13 pochine. Sono pochine, non è che... Fa. Oh, se ho fatto un voto in 7 giorni mi sembra sia andata benino, eh. Però come facciamo? Qui non è che ci sia molto da... Non preoccupatevi, ci penso io, faccio io da solo, tutto un'idea carina. Scusate, c'è una persona importante al telefono. Fabio Fazio. Ciao ragazzi. Arrivederci. Complimenti per la buona sorte. La lava, eh. Arrivederci. Metto con la camicia. Ma cosa, con cosa che andiamo in giro? Che ne so, abbiamo parlato con un albero che ci ha detto che del mezzo di trasporto se ne occupa lui. Vabbè, magari è una carrozza trainata da degli angeli. Le renne con la slitta. No. Manca che buchiamo una gomma e poi potrebbe andare peggio. Ehi, capo! Ho saputo che avete dei problemi, capo. Eh? Ho saputo che avete dei problemi, capo. Quali problemi? Ci può pensare il vostro giovane Tatù, il tuo assistente, capo. Ma tu non sai fare un cazzo. Certo, capo. Tu non sai fare niente. Certo, capo! Ciao! Venite a trovarci a Fantasilandia. Ma che Fantasilandia? Sì. Ma quale Fantasilandia? Sì. Facci te. Mettiti. Cosa fai il verso? Cosa fai il verso? No, capo, assolutamente, non mi permetterei mai. Vai. Tu sei il mio capo. Ma tu guarda che tu finisci male, eh? E peggio di così, capo, sono già da anno. Finisci male, proprio. E dove finisco? Cosa vuoi che finisca, capo? Capito? Porta rispetto. Certo, capo. Ce l'andrà per me. Ti ho visto, sai, inutile che fai il furbo, ti ho visto. Sì, capo. Stai zitto, eh. Bravo. Vedi Paolo, la vita è come un'oliva colta dall'albero. Tu schiacci e quando apri la mano, rosso. Paolo? Paolo? Guarda che terra di Sicilia, Paolo. Questa è la terra di Sicilia, ti piace? Lascio fa piscopo, sincrono, più che spinto vi ho. Sta pastura da paiura tipo belfago. Tu dici cardeco quando scleri più di sgarbi, quando mi cacci la gomma. Secondo me, per trovare quello che c'è da salvare di buono, bisogna prima trovare che cosa c'è di cattivo. Cioè bisogna capire il punto di vista della cattiveria. Capisci Paolo? Cioè tu dici che dovremmo andare in giro a chiedere alla gente che cosa c'è di... Ma cioè, per esempio, già innanzitutto vedere chi pecca, chi non pecca. Bisognerebbe partire da... dai peccati capitali. Dai peccati, per esempio. Quali sono? Sette peccati capitali dobbiamo... Quali sono? Tu li sai i sette peccati capitali? È ovvio che sono i sette peccati capitali. Non sono una rana, non sai i sette peccati capitali. Infatti. Quali sono? Ignorante, eh? Quali sono? Me li elenchi? Che ne sono... I sette peccati capitali. Sì, peccati capitali sono quelli di chi? Delle giovani marmotte. Delle giovani marmotte? No, dico, sono quelli scritti sul... Sulla cosa? Sono la... Ava? Garner. Erizia! Ah no, la Avarizia. Avarizia. Poi, per una scuola che davvero prepari al futuro. Cribbio! Guarda, lì c'è una persona che secondo me può dirci i sette peccati capitali a memoria. Me ne ricordo qualcuno, non tutti. L'ira, accidia, lussuria, l'ingordigia, la gola, sì va bene. Oddio, non me ne ricordo più. Senti qua, per la fine del 2003 è prevista l'inaugurazione della più grande nave di linea mai costruita, la Queen Mary Seconda. Seconda? Perché seconda? Queen Mary Seconda. Essere geloso della mia pronuncia. Essa supererà per stazza e per dimensioni la leggendaria Queen Elizabeth. Queen Elizabeth. 150.000 tonnellate di stazza lorda contro 83.700 e 345 metri di lunghezza contro 314. Chi se ne frega? Non so, io sono appassionato di navi, quindi... Love, exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love, life's sweetest reward. Let it flow, it floats back to you. Love boat, soon we'll be making another run. The love. Something for everyone. E fra 10 minuti arriveremo dall'altra parte. Ragazzi, si guida di lì, eh? Won't hurt anymore. It's an open smile on a friendly shore. Welcome aboard, it's love. secondo me in Sicilia dovremmo cercare più, non so, gli agrumi. Esatto. Dovremmo cercare la pizza. Che c'entra la pizza? La pizza di Sicilia. Sicilia dovremmo cercare i canederli di Sicilia. Ma che dici? Dovremmo cercare il marzapane, il marzabotto, il marzacucciolo, o coccoluzzolo con la montona, i tuzzandoli con la pattuzia. Le bevono le canzoni, la canzone, mangiare la montona, la colore cioccolato, il marzapane. Cosa? Le pantaloni ci parlo, non ti facevo volta, che ti porto casa, poi lo e caro te con cozzo della quadrante, quello con la bucca l'occhio. Cosa? State con lo cozzo delle patte delle cacco. E poi lo cozzo con la cacco, fatto tutto fino che con una patata, che tu la danno le verdure, frotta vescetta, a catta del suo cotuno d'annata e ti si mette in bocca a poter rotte che non ce ne so più. Rotti che non ce ne so più, cosa vuol dire? È un piatto tipico. Guarda un po' che terra, Paolo. Guarda, questa è la terra del Sicilia, la terra del Sicilia. È bella, è bella, è bella. Poi Ozzolozzo mio, San Bruno a te, la canzone dell'inno della Sicilia. No, perché non è siciliana, lo so. L'inno della Sicilia. No, 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 è napoletano. Torna a Palermo. Sorride. No, no, no. Coraggio, su, no, no, no. Torna con me! No, che torna con me! Stiamo girando alla ricerca di qualcuno che sappia i 7 peccati capitali, tutti e 7 a memoria. Io me li sono scritti, li ho qua. Però tu dovresti dirmeli tutti. Cioè, potete anche suggerire. Potete anche suggerire, fate delle... Allora, avarizia. Va bene. Ingordigia. No, avarizia. 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 E uno. Ed è uno solo. Lussuria, 2. Guarda che si vedono, sono trasparenti. Gola. Gola 3. Gola. Non c'è limite di tempo. Accidia. Possiamo sedere. Accidia. Se fosse stato vero, la cupidigia cos'era? La cupidigia? È quando uno... È il cupino. No. Buongiorno. Buongiorno. Lei lascia la stanza io? Oggi. Oggi. Che cosa? Cosa c'è? Ma qui? No, Ti metti, eh? Mi è sembrato di vedere qualcuno. Ma questo mi sembra il Rocazzo. Eh? Che ti sembrava? Ma questo mi sembra il Rocazzo. Non può essere lui, non può essere. È il Rocazzo. No, Paolo, non è lui. È lui, è il Rocazzo. Ma non è lui. Secondo me è lui. Non c'è più. È sparito. Forse ho sognato. Pronto? Pronto Paolino, ciao. Ciao mamma. Sono la tua mamma. Ciao mamma. Dove sei? Sono a Taormina mamma, ti dicevo così. Siamo a casa anche noi che stiamo pensando tutti quanti. È vero poi Paolo che, sì, che voi siete in viaggio col tuo amico lì per conto del nostro Signore. Chi te l'ha detto? Ma... Che brava persona che è. Dio? Sì, se ne parla bene. Ma sai cosa ho deciso? Dillo, ma... Ho deciso che ti vengo a trovare, sei contenta? No. Sì, ma... molto, però non devi. Prendo l'aereo, che conosco il comandante e vengo a trovarti felice. No, mamma, non è un viaggio lungo, ma... È un viaggio... Contenta, felice, contenta. Viaggio lungo. Via, ciao, Paolino. Aspetta, magari... Eccolo il bambino della sua mamma, il nasino del bambino, soffianesino della mamma, coprite l'aereo per venire a trovare. C'è ce n'è di film da vedere, al Festival di Taormina. Gatto. No! Era quello del Genoa. No, il professore Gatto. Il professore è matto, non il professore Gatto. Vabbè, quello che era. Per quello voglio andare a dormire, perché voglio vedere... Voglio vedere Rocazzo. Chi? Voglio vedere Rocazzo. Ma questo Rocazzo, non esiste. Voglio vedere Rocazzo. Tu sai un film di Rock Hudson? Ne ha fatti, Gio. Tipo? Non ne sai neanche uno. Cancro. Giove in Saturno favorirà incontri interessanti. Il vostro abituale buon umore contagerà tutti. Attenzione però, qualcuno che vi sta vicino parla molto male di voi, soprattutto alle donne. Leone. Quel frocetto che vi sta accanto comincia già ad essere insopportabile. L'idea di passare del tempo con lui vi terrorizza. Cercate di resistere, pensate che poteva andarvi peggio. No, peggio di così no. È un po' più giù, ma farò finta che tu scoccherai. Non va. Ce lo sapevo anche prima di cominciare che probabilmente non riesco neanche più a far pesi, capito? Non c'ho più tempo per me, non riesco più a fare le mie cose. Però io credevo che ce l'avremmo fatta, insomma, abbiamo lavorato insieme tanti anni. Invece no, non va, cioè, poi, a parte che non capisce, cioè, cammini, ti parla un albero, tu chi sarà? Non sarà mica la portinaia. Ci danno questa missione, la facciamo, e lui non capisce, ma le cose piccole. Cioè, sei piccolo, vai sul piccolo, capito? Stai andando sul piccolo. Non so lui. Non mi devi andare sul piccolo. Rimanimi nel grande. Non andare nel piccolo. Sei cambiato. Questo viaggio cominciato da questi 20 giorni, cioè da pochi giorni, che deve durare tanti giorni. cioè, tanti giorni insieme, ho paura che non ci siamo. Abbiamo visto quest'albero che dice che è Dio, insomma questa cosa non si capisce bene com'è, io non so neanche più cosa devo fare, non c'è sintonia. Stiamo larghi, va? Come stiamo larghi? Stai nel piccolo, no, dicevo, che io sto nel mio piccolo, tu stai nel tuo piccolo. Ma no, Paolo, dicevo... Non mi toccare. Che cosa? Non credo che finirò questa trasmissione perché fondamentalmente lui è un coglione, io l'ho sempre saputo. Cosa ne pensa della partita? Aia, Presidente, che cosa... me l'ha dato in faccia! E Dio santo, stia più attento! Anche perché così io non riesco a capire come lui possa... Credo che sia proprio fisiologico, come tutti... Capito? Tutti i giorni ce n'è una. Perché io non mi diverto più. Cosa? Ci siamo capiti? No, non ci siamo capiti. Che cosa? No, dico qua... Scemi, capito? Scemi chi? Mi sembra di parlare come un muro. Non lo so, Paolo, ti sembrava anche di parlare come un muro. Scemi, ma io non ti capisco. Sono pieni di parabole. Non farmi aggiungere altro. Sono pieni di? Di parabole. Non farmi aggiungere altro. Ho già detto fin troppo, sto già rischiando. Ma che cosa stai rischiando? Io rischio perché sono uno che parla quando c'è da dire le cose. Ma che cazzo? Però non farmi esagerare. Va bene, complimenti per il coraggio. Le strade sono lunghe. Non ho capito. Allora fammi sparare. Fammi sparare! Cosa ti devo dire? Devo dirti chi è stato? Ma fare che cosa? Che ne so io?